Ciao, ciao, buon pomeriggio. Siamo al pomeriggio, ma qui da noi è un tempo da lupi. Come avrebbe detto il Gianca, mio papà, si sono aperte le cataratte del cielo, perché sta venendo giù l'universo ed è un tempo veramente autunnale. E quindi ho deciso di fare lo svuota spesa Iperal, ma con i pochi detersivi che ho trovato interessanti e un po' di beauty interessante, o almeno interessante per me. Sono tutte marche note e quindi probabilmente se può esservi di spunto magari lo trovate anche in qualche supermercato della vostra zona. So che purtroppo Iperal è una catena che è sviluppata al momento soltanto nella Lombardia, ma così mi piaceva condividere con chi è lombardo, ma anche con chi ha piacere ad ascoltare questi video, quello che ho comprato. Parto, così rispondo subito all'amica Tiziana che mi chiedeva come mai non amo lavare i piatti con i detersivi per i piatti. Allora, ho preso queste, le Fairy Original, ok, efficace anche sul grasso incostato, 81 capsule, quindi direi un buon numero, anche se a me sicuramente finiranno subito perché io uso solo la lavastoviglie. Io non lavo nulla a mano e adesso vi spiego il perché. Dunque, questi costavano 15 e 15 e no, scusate, 17 e qualcosa a prezzo pieno e io sono stata brava, mi sono segnata su tutti gli articoli i prezzi scontati. Questi io li ho pagati 8,95 per 81 capsule. Un attimo solo che vado a far uscire Cody perché sente la mia voce, è impaurito dalla lampada e se ne vuole andare. Rieccomi, manco il cane vuole stare qua in mia compagnia, pazienza. Allora, e questo direi che è un mega affarone perché 81 capsule sono tante, quindi questo ho approfittato e l'abbiamo nella scorta. E poi ho comprato un piccolo detersivo per i piatti, il Nelson concentrato di natura al tè verde Pro Natur certificato Ecolabel, quindi vabbè anche buono. E poi per il resto ragazzi non vedo più niente. Secondo me bisognerebbe fare una petizione per le persone sopra i 50 anni che non vedono i caratteri scritti piccoli sull'etichetta. Dimmi te che cosa vedo. Allora, mamma mia, 100% plastica riciclata, 100% e ciao Pep, ma secondo voi senza parabeni, profumi ipoallergenici, 95% ingredienti di origine naturale, sono riuscita a leggere, perfetto, questo è il Nelson e l'ho trovato a 1,25 euro. E adesso facciamo un percorso nella mia quasi infanzia. Allora, io sono figlia unica, viziata, amata, sempre accontentata, solo dove voleva mia mamma, però perché per il resto mi sono dovuta fare anch'io il mazzo nella vita. E il mio compito da quando io sono diventata una ragazzina delle medie, quindi 10-11 anni, ma forse anche prima, no, facciamo 10 anni, il mio compito era lavare i piatti, punto, cioè casa mia, voglio dire, mio papà operaio, mia mamma casalinga. La lavastoviglie non esisteva, abbiamo avuto la televisione in bianco e nero fino a quando io ho avuto 27 anni, quindi capite che stiamo parlando di una famiglia abbastanza primitiva che più di tanto non gli interessavano tutte queste cose, poi comunque non avevamo la possibilità di comprarcele, no? Insomma. E nulla, questo il compito di mio era quello di lavare i piatti, ma non soltanto dagli 11 anni fino ai 27, quando mi sono sposata. E nell'età dell'adolescenza io alla sera uscivo, avevo la mia compagnia dell'oratorio, uscivo spesso, avevo tanti impegni, essendo una figlia unica cercavo sempre la compagnia di altri ragazzi e ragazze per stare appunto in compagnia, anche se a casa mia effettivamente eravamo in tre ma pochissimi giorni l'anno, nel senso che mia mamma ha tanti fratelli, mio papà aveva tanti amici e a casa mia andava e veniva tantissima gente, quindi ci si fermava per un piatto di pasta asciutta la sera, mio papà tornava dalla montagna alla domenica, invitava sempre tutti, mia mamma cucinava, comunque una famiglia molto aperta e accogliente, questo lo dico veramente con molto orgoglio e con molta gioia, no? Però chi è che doveva lavare i piatti? Moi. Ebbene,
Una cosa che io ho sempre odiato, perché? Perché mia mamma mi ha sempre obbligato a lavare i piatti la sera, cioè non c'era verso, anche se io avevo un impegno, anche se dovevo uscire, anche se avevo una riunione, il mio dovere era quello e io dovevo lavare i piatti. Al che è arrivata a chiudermi la porta di casa. Io abitavo in una casa di quelle vecchie a ringhiera molto belle, che avevano le porte. Cioè non c'erano le porte blindate, non esistevano le porte blindate, no? C'era una porta normalissima con i vetri e si chiudeva con la chiave. E io sui 15, 16, 17 anni, insomma, cioè la sera non avevo voglia di stare lì in casa a lavare i piatti e quindi volevo andarmene via. E quindi mia mamma cosa faceva? Chiudeva la porta a chiave, teneva la chiave in tasca del grembiule finché io non avevo finito di lavare i piatti e non potevo andare in nessun posto, manco se mi avesse chiamato il Papa, non gliene fregava niente, ok? Ed è per questo che io non lavo i piatti, piuttosto lascio le cose nel lavandino e faccio un'altra lavastoviglie. Quindi sappiate bene quello che fate con i vostri figli. Io ogni tanto penso a come reagiscono su tante cose con i miei figli, perché mi rendo conto che alcune sono proprio delle eredità che mi porto della mia infanzia, della mia educazione, che poi, per l'amor di Dio, non sono morta, sono qui viva, mi sono comprata la lavastoviglie, quindi va bene così. Però se ci ripenso, io ho fatto tanti di quei pianti, di quelle crisi, perché io volevo uscire, le mie amiche non erano così, e vedi come sono sfortunata, sono sfigata, e io sono figlia unica, non c'è nessuno che lava i piatti per me, quindi. Tizi, spero di averti così svelato l'arcano, è per quello che io non amo lavare i piatti. Poi, e questi sono i due articoli per il lavaggio piatti. Poi ho preso, vabbè, questo lo facciamo rientrare nel beauty anche se non è mio. Ho preso questo Dermis linea verde, che non penso ci sia soltanto all'Iperal, l'ho visto anche in altre catene. È della nostra amatissima Morini Amato, che è l'azienda che produce il Genio Più. Ragazze, io lo sto provando da 2 settimane, non lo abbandonerò mai più, non lo abbandonerò mai più. La mia doccia, nonostante dopo 2 settimane, nonostante la passi con lo straccio così, non ha una gocciolina, non ha una gocciolina di acqua. Quindi io non ve lo consiglio, ve lo straconsiglio. E infatti poi sono andata a ricomprarmene altre 3 e ce le ho in scorta perché è favoloso, pulisce il bagno benissimo, benissimo. Il calcare fa fatica a ritornare. Per me è un prodotto ottimo, ma ritorniamo a lui. Questo è un multiuso per vetri, cristalli e tutte le superfici lavabili. Io non lo uso per i vetri, lo uso principalmente per pulire velocemente le superfici della cucina e per pulire gli specchi. Questo l'ho trovato a 1,20 euro e voglio vedere com'è. Altro prodotto che ho voluto provare, sempre di Via Verde Eco, la linea che vi dicevo l'altro giorno, è questo sgrassatore universale che è più o meno un po' come il famosissimo Chantecler, dice che appunto va bene sull'acciaio, sul gas della cucina, sulle superfici dure lavabili e sui colletti delle camicie, sui polsini, quindi lo voglio provare. Questo era a 1,49 euro e poi comunque vi saprò dire se mi sono trovata bene oppure no quando lo proverò e quando avremo i prodotti finiti della casa. Poi altri due prodottini che ho preso sono questi. Questi era da tanto che non li compravo ed era da tanto anche che non li trovavo al supermercato. Smacchiatutto, ho visto che ce ne sono anche di varie versioni che ha comprato Elisabetta R, Michela e anche Melania. Io ho trovato, c'era soltanto questo articolo e ho voluto provarlo, era in sconto a 1,79 euro e ne ho presi due. Questo è della Madel e vedete ha come tutti questi affarini questa spugnetta di plastica. Dal buchino fuori esce il detersivo, schiacciate, grattate e qui dice che elimina macchie di sugo, macchie di caffè, macchie di morchia, umamma, macchie di inchiostro, macchie di biro, macchie di erba, mascara occhi per quando piangete. Ancora, unto dei colli delle polsini, rossetto, sangue, frutta, vino, cioccolato, mizzega, miracoloso, lo proveremo.
e di questi ne ho presi due. Poi ho visto che c'era in offerta, hop, vado e ritorno, questo mega bottiglione di 2 litri di ammorbidente concentrato, sempre della linea Dermis, linea verde, con agente naturale, fragranza ai fiori bianchi, prodotto vegan, ok, ipoallergenico, questo prodotto rispetta la natura. 44 lavaggi, ma io questi appunto non li guardo mai, come dice Meli, perché poi alla fine io ne metto di più, ne metto di meno, dipende da quanto carica la lavatrice. Sempre prodotto dalla nostra Moroni Amato. Questo è il profumo di, abbiamo detto, fragranza fiori bianchi. Proviamo. Che profumo! Buonissimo! Un profumo di fiori bianchi, sì, ma c'è anche qualcosa di fresco, di agrumato. Questo è proprio buonissimo! Perfetto, questo l'ho trovato scontato a 1,59 euro. Ecco, io adoro gli ammorbidenti non troppo liquidi. Facciamo la prova. Sì. Non è super densissimo, ma non è anche acqua benedetta. Sì. Per me già la densità è un buon punto 8. E quindi lo proveremo, insomma. Ah, ecco, poi dice ipoallergenico e vegan friendly. I tensiattivi presenti in Dermis sono tutti esclusivamente di origine vegetale e vengono trasformati dai microrganismi presenti nell'acqua. Sono quindi facilmente e completamente biodegradabili in base al regolamento 648/2004/CE. Direi che mi sembra un ottimo prodotto. Non contenta, ne ho preso un altro barile alla fragranza di lavanda. Stessa cosa di quello lì. Vediamo. Ammazza. Sì, lavanda intenso, che a me il profumo di lavanda non piace. Questo mi piace perché è lavanda mescolato quasi al talco. Guarda, quasi mentolato, il talco mentolato. Sì, lavanda e talco mentolato, una cosa del genere. Proverò e poi vi dirò. Ebbene, questa era la parte detersivi, quelli che mi hanno incuriosito, quelli che erano sia sì, in offerta ma che non avevo mai provato. Ora veniamo alla parte beauty che so che vi interessa, ma qui intervengo con un'altra postilla. L'altra volta non mi ricordo se ve l'ho detto, ma qualcuno mi ha chiesto: ma davvero non sei mai andata all'Iperal? Sì, non sono mai andata all'Iperal, ma vi spiego perché sono una scema. Quando l'Iperal aveva aperto qui un bel po' di anni fa, era il primo punto vendita della zona, io, curiosa come tutte le donne e anche gli uomini, sono andata a vedere per vedere com'era la spesa. Tutti dicevano prezzi ottimi. Sono andata, allora tenete conto che i supermercati che ci sono nella mia città non sono grandi, hanno dei parcheggi, sì, normali, alcuni a volte anche piccoli. E la macchina tu la ritrovi perché generalmente sai dove metti la macchina, oppure c'è il numero, no? Hai posteggiato al numero 350, al numero 10. Perfetto. All'Iperal non ci sono i numeri. In più io ero talmente presa dal fatto di andare a vedere il supermercato nuovo che vado, parcheggio, vado a fare la mia spesa, carrello mega galattico, scendo, non trovo la macchina. Bene, sono stata a cercare la mia macchina con il carrello attaccato, strapieno di spesa, sudata, come non vi dico, e continuavo col telecomando. Ai tempi avevo qua ancora la macchina a 8 posti che adesso ha Pietro in montagna, e continuavo col telecomando, tac, 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 tac. Insomma, 40 minuti di pura ansia, e da quel momento lì non sono più andata all'Iperal. Adesso ho preso coraggio e sapete cosa ho fatto? Sono scesa dalla macchina e ho fatto la fotografia per vedere dov'era la mia macchina, così poi tranquilla, poi comunque l'ho ritrovata senza problemi. Ma siccome avevo questo problema, questa ansia di non ritrovare la mia macchina, ho fatto la foto e poi vabbè, comunque l'ho trovata senza problemi, ho caricato la mia spesa, vabbè. Però era per quello che non sono più andata, lo so, sembra un problema stupido, ma ci sono anche queste cose.
Ebbene, passiamo alla parte beauty. Ho preso, perché questi li tengo, cioè quando vado che li vedo in offerta li prendo sempre, questi maxi dischetti Primia, che tra l'altro io pensavo che Primia fosse la marca dell'Iperal, perché l'ho sempre vista e ce ne sono tantissime referenze. Invece un'amica mi ha scritto che è anche la marca che si trova al Tiger, no, a quel... Sì, non mi ricordo se è Tiger, comunque un supermercato che c'è anche in Svizzera, quindi non lo so, probabilmente o collaborano oppure non lo so. Comunque, vabbè, è una marca diciamo abbastanza economica che si trova all'Iperal. Questi 50 dischetti levatrucco Duple Face. I maxi dischetti levatrucco primi a duple face e puntati, ecco questo è bello perché almeno non si dividono. Sono ideali per la quotidiana pulizia del viso, realizzati 100% puro cotone idrofilo, sbiancato esclusivamente con acqua ossigenata senza l'impiego di sbiancanti ottici o candeggianti. Prodotto da Agora Network, che ho già visto da qualche altra parte. Adesso vado a vedere. Comunque, il costo è 0,99 50 dischetti. Questi non rimango mai senza perché sia io che Lucia li usiamo, quindi ne ho sempre due o tre pacchetti di scorta, tanto per averla scorta. Poi ho preso, non per me questa volta, perché Pietro, mio figlio Pietro, per chi non lo conoscesse, non lo conosce nessuno perché manco nessuno l'ha mai visto qui, perché questo è Uccelli Bosco, ha i capelli biondi, non si dice rasta, ma io dico rasta perché non mi ricordo come si chiamano, comunque ce li ha praticamente fino a quasi al sedere, ok? Non vi dico mia mamma quando ha cominciato a farseli con l'uncinetto, e vabbè, comunque a me piace un sacco, però sono molto delicati e poi così lunghi secondo me tra un po' gli cade tutta la criniera, ma vabbè. È sempre alla ricerca di uno shampoo che faccia poca schiuma perché altrimenti sciacquare quei 75 kg di capelli diventa veramente difficile, ma che però pulisca perché si sa che l'abito non fa il monaco, ma chi è rasta con quattro tatuaggi, 5 o 6, è vestito come un barbone, viene taggato. Dai, cioè diciamocelo molto chiaramente, siamo qui a dire che non è vero che l'abito non fa il monaco, ma è vero, cioè. È vero, quando vediamo un ragazzo così si va subito a pensare male, invece è un bravo ragazzo. E però dà l'impressione con questi capelli appunto che siano sporchi, ma non sono sporchi perché io sono come un cane da segugio, no? Quando torno a casa vado là vicino ai capelli e dico, ah, si è lavato i capelli, bravo. Vabbè, comunque, bando alle ciance, questa è anche una chiacchierata. Io li compro sempre quegli shampoo che hanno molto delicati, specifici, che... sono leggermente oleosi, non oleosi, ma anche qua non mi viene il nome della marca, ma li trovo al Tigotà e sono anche abbastanza cari, però vabbè, lui usa solo quello. E Rilastil, no, no, sto dicendo una stupidata, Rilastil è la marca delle creme. Vabbè, comunque, vabbè, non mi viene. E mentre passavo ho visto questo Omnia Botanica, shampoo solido capelli grassi, lui ha i capelli grassi, 98% di ingredienti naturali perché so che comunque lui ci tiene, e bacche di ginepro e menta. Ora, io non ho mai provato nessun prodotto solido, francamente non sono neanche molto invogliata a provarlo, però ho sentito che per chi ha i capelli in quella maniera lì, rasta o come cavolo si chiamano, questi shampoo vanno abbastanza bene. Ah, potrei farlo anch'io però. Profumo non lo sento, cioè non sento né le bacche di ginepro né la menta, probabilmente si vabbè, anche se non ha un profumo va benissimo, l'importante è che pulisca. Molto carino, guardate che carino, c'è sul timbrino, lo si vede, oddio, c'ho la... non so se si vede. Ok. Shampoo Omnia Botanica, dentro carina la confezione, ci sono le istruzioni all'interno della confezione, bisogna disfare la scatola e ci sono le istruzioni per vedere come utilizzarlo. Quando scenderà la prossima volta glielo farò provare così sentiamo cosa ci dice il contadino. Formula vegana, plastic free, sicuramente lui sarà contento di questa cosa.
carina, molto carina anche la confezione. E questo l'ho pagato 4,99. So che sono cari questi prodotti, però durano anche tanto. Poi c'era in offerta, orca, questa qua era 0,79 mi pare, sì, c'era in offerta questa maschera della Nivea. Allora, io devo dire che ultimamente con i prodotti Nivea non mi sto trovando benissimo, cioè le acque micellari, non è che ho provato tantissima roba, vabbè, ho provato un deodorante, uno mi era piaciuto, l'altro no. Ho provato le acque micellari, al momento quelle due che ho provato non mi sono piaciute. L'unica, l'altro prodotto che avevo provato era una crema notte, ma vi parlo di qualche anno fa, sì, non ero ancora tutta intrippata a questa cosa, quindi probabilmente faceva il suo perché era idratante, ammorbidiva. Adesso la luce, sta arrivando un po' di luce e ho il riflesso negli occhiali, vediamo se mi allontano un attimo questa lampadona. E nulla, ho trovato questa crema della Nivea, era scontata, Nivea, maschera viso nutriente, miele e mandorla, per pelli secche e sensibili, ma a me vanno sempre bene perché più mi idratano e più mi nutrono la pelle, anche se la mia pelle è misto grassa, comunque per me va bene. Ve lo dirò, sono due mascherine a 0,79 centesimi, poi vedremo com'è. Poi... Ma secondo voi ci sono le maschere della Garnier? Lo fate vedere anche al contrario, le maschere della Garnier in offerta e la Eli non le compra, soprattutto queste che sono mega nutriente, le Nutribomb sono buonissime. Allora, io ne prendo sempre due perché una per me e una per la Lucia. Queste sono le maschere nutrienti. I nutrienti illuminanti con acido ialuronico e latte al cocco, ma io so già che queste sono buone. Anche se il Nutribomb ne ho provata solo una forse, però io sono sicura che sono buone. E queste erano in offerta a 1,95. Erano tutte scontate a 1,95. Quindi due di queste. Due oh mamma mia. Aspettatene. Nutriente e riparatrice al latte di mandorla più acido ialuronico. Qui dice sempre con un flacone di siero, e ve l'avevo già detto nelle recensioni che non è probabilmente un flacone di siero, ma poco ci manca perché sono ricchissimi di siero e sono come piacciono a me. E invece la Hydra Bomb, maschera in tessuto, maschera super idratante e lenitiva all'acido ialuronico più camomilla. Ecco, quando sarò stressata questa me la faccio. E questa è a 1,95 euro. Poi ho preso, che era in offerta, questa crema della Avenil. Avenil è una marca che ho visto all'MD. No, rifaccio. Avenil è una marca che ho visto e di cui ho comprato un prodotto al DM, che ho comprato il detergente intimo. Ho visto che c'è uno scaffale alla Conad con tutti i prodotti e l'ho trovata all'Iperal. Con degli sconticini e ho detto: ma perché non proviamo anche questa crema? Crema notte anti-età, vecchietta sono, ceramidi e vitamina C. Quando ho letto vitamina C, ho detto: è mia, perché in questo momento sto comprando tutti i prodotti vitamina C, ma ve li farò vedere, ve li farò vedere. 50 ml made in Italia, made in Italy, 100% avena bio. E adesso qua leggiamo cosa dice. No, leggiamola sull'italiano magari. La crema antietà specifica per la notte Avenil Pure e Soft con ceramidi, vitamina C e avena è stata formulata per contrastare l'insorgenza di piccole rughe. L'attenta ed innovativa formulazione agisce durante il riposo notturno per ristabilire il naturale equilibrio della pelle più stressata ed atona, restituendole morbidezza e tonicità. Per aumentarne l'efficacia se ne consiglia l'uso quotidiano e l'abbinamento con la crema giorno anti-età. La crema giorno non l'ho comprata perché ne ho tante, ma ho comprato questa. Allora, vediamo se ci dice anche l'INCI. No, l'INCI non lo posso leggere. Non lo vedo. Qui c'è, scusate, dalla parte lì c'è Paolo che sta facendo Cody.
No, ragazzi, non riesco proprio a leggere l'inch, è scritto troppo piccolino. Diremo anche al signor Avenil di farci le etichette un po' più grandi perché la gente qua invecchia. Comunque, carinissimo il pack, e questa l'ho pagata 3,99 euro. Poi vi dirò. Poi, siccome c'era in sconto anche, c'erano anche in sconto altri prodotti di questa linea. Sono un po' in imbarazzo quando passa qualcuno della mia famiglia a fare i video, non so se anche voi. Adesso è andato. Ok, c'era in sconto anche questa crema Avenil Pure Soft, crema mani nutriente con argan e vitamina E, 100% con avena bio, senza parabeni, delicata, testata per il nickel. Beh, creme mani, allora qua vediamo se riesco a leggerlo perché ne ho scritto sempre scritto piccolissimo, mamma mia. Ah, io se ve lo faccio vedere voi lo vedete, ma no, ma neanche per sogno. Però forse... Vabbè, però secondo me se si va sul sito, perché c'è il sito www.avenil.it, si riesce a ritrovare l'inci se vi può interessare. E nulla, questa l'ho trovata a 1,99 euro. Oggi giornata disturbatissima, sta apparendo anche Mattia alla mia sinistra. Per favore, dai. No. Va bene, abbiamo anche Mattia, il riccio solitario, che si sta sedendo sulla sua poltrona, ho capito. Continuiamo. Va bene, d'altronde, se sono un influencer, mi devono vedere tutti. Poi abbiamo anche queste due. Ho preso la crema fluida corpo, latte di mandorla e argan e vitamina E, queste due. Anche queste erano scontate a 2,99, 12 mesi di PAO e sono 400 ml, quindi direi che è un buon quantitativo per 2,99 euro. Io spero che siano buoni come il detergente intimo e l'altra crema che avevo provato, e poi vi saprò dire, insomma. Comunque è una marca che mi piace anche molto come pack, molto molto carino, molto fine. Eccole qua. Ok. Sono prodotte da Avenil, ve l'ho detto prima. Perfetto. Poi c'erano in offerta questi shampoo dell'Angelica. Shampoo antiforfora con salvia e ginepro rosso. Di questi vi dirò. Mi ha attratto il pack perché sono troppo carini. Ne facciamo due alla volta perché sennò non ce la faccio. Sono veramente troppo carini. Allora, questo è lo shampoo salvia e ginepro rosso antiforfora. Vediamo se ci dice qualcos'altro. 250 ml. Allora, senza parabeni, senza paraffina, senza siliconi, no OGM. Vabbè, erboristica l'Angelica. Sono buone le tisane, saranno buoni anche gli shampoo. A 0,95. Allora, ho preso questo. Ho preso pappa reale e olio d'oliva per capelli secchi e sfibrati, ma ci va bene lo stesso. Ho preso luppolo e semi di miglio per tutti i tipi di capelli fortificante. No, sono troppo belli questi pappi, guardate come sono sottili. Veramente carini. Sono 250 ml di prodotto. E questo all'ortica e mirto, sebo regolatore per capelli grassi. Le caratteristiche sono sempre le stesse. Molto molto carino. Poi c'era in offerta anche questa maschera allo yogurt multiuso 3 in 1, capelli disidratati, idrata intensamente senza appesantire, senza siliconi, per un tocco naturale ai capelli. Latte di mandorla nutriente, 300 ml, e costava 3,73 euro scontata. Questa ne fa tante anche la Lucia, quindi va bene. Poi era scontata anche questa crema. Crema rigenerante, sempre per capelli, all'olio di argan, impacco ammorbidente per tutti i tipi di capelli. La marca è la Mil Mil Professional, che è una marca che ho già, è della Murato Group, a Landona Novara, se vedo bene, made in Italy.
Allora, la formula originale della crema rigenerante Mil Mil consente di stendere il prodotto creando un vero impacco sui capelli. La sua ricca composizione con olio di argan svolge un'azione rivitalizzante sui capelli, agendo dalla radice alle punte, aiutando a proteggere dallo stress causato dagli agenti atmosferici e dallo smog. Vabbè, la proveremo. Questa aveva un prezzo stupidissimo, per... Vi dico quanto, 500 ml di prodotto, 1,34 euro. E ho voluto provarla. Ma non è finita qua. Poi vabbè, secondo me hanno dei pack che sono stupendi. Vabbè. Crema nutriente multiuso all'olio di argan, con olio di argan 100% biologico, viso, corpo e mani, 48 ore di idratazione intensa. Vedremo. Sono 300 ml, anche questa scontata a 2,49. Ultimo prodotto, ma non per importanza, perché questo l'ho visto pubblicizzato da tantissime, tantissime, tantissime di voi. Prezzo pieno 10,80 euro, e lì mi sono un po' fermata, perché vabbè, è vero che sono 600 grammi di prodotto. È vero che la formula è 100% originale, però vabbè, magari ce ne sono in giro anche che costano un po' di meno. I provenzali scrub corpo con olio di mandorla dolce esfoliante, e ne ho sentito parlare benissimo da tutti. Era in offerta a 7,90 e perché no? E me lo sono portato a casa. Bene, penso di aver finito, anzi sono sicura di aver finito con tutti i prodotti, sia detersivi che bio corpo, che ho acquistato. Spero di avervi dato qualche spunto. Vi ho raccontato ancora qualche piccola parte di me, magari qualcuno la sapeva già nei video precedenti, chi magari mi conosce da poco ha scoperto un po' chi è la Eli, che sono Elena e non né Elisa né Elisabetta, perché tanti pensano che sia così. Lo so che il nome trae in inganno, ma mi chiamano Eli da sempre, ma sono Elena, che comunque è un bel nome e che io apprezzo tantissimo. Se vi può interessare che io faccia altri svuota la spesa Iperal, ditemelo. Ho anche alcuni prodottini che ho comprato, però solo di beauty, perché gli altri cibo e quant'altro li avevo già messi via. Alcune cosine nuove che ho scoperto, per me nuove, perché poi magari arrivo sempre dopo la scoperta dell'acqua calda, da Tigotà e da Penny Market e da MD, e ho su... Sì, MD, giusto, no, perché adesso vado sempre in confusione. Ho su tutte le mie buste con i prezzi, e prima però volevo girarvi un videuzzo con il regalo della festa della mamma che mi sono fatta. Perché o i regali della festa della mamma me li faccio da sola, oppure mi arrivano delle cose improponibili. Bello il gesto, bello l'affetto, ma mi piace anche avere un regalo che mi piace, e quindi me lo faccio io come da sempre, ormai da 24 anni. Ebbene, io vi saluto, vi abbraccio, vi auguro una buona serata, vi mando un bacione, e adesso vado a mettere via tutto sto purpurri di materiale che ho accumulato. Ciao, a presto, ciao ciao!